Io avrei un'ultima domanda riguardo a un approfondimento specifico che ti vorrei chiedere. Secondo te, dentro le aziende italiane, prendiamo quelle italiane in questo caso, il cambiamento, se ne parlava all'inizio dell'intervista, il cambiamento è basato su una specie di sensazione che questo potrebbe funzionare, oppure c'è una base scientifica alla base di implementazioni, per esempio, di funzioni, piuttosto che anche della strutturazione delle pagine web, per dire? Io anche prima dell'avvento, diciamo, dei social media e tutto il resto, ho sempre visto poca misurazione dei risultati, poca misurazione degli investimenti. Allora, spesso infatti quando in Italia, anche in Italia si parlava di ROI dei social media, che insomma per qualche mese è stato un mantra, no? Che correva tra un blog e l'altro, diceva: beh, dobbiamo proprio iniziare dai social media a misurare, non misuriamo nemmeno quasi l'efficienza della rete di vendita, dobbiamo misurare i social media. Come dicevo prima, per l'e-commerce c'è ancora una spannometria elevata sia negli investimenti sia nelle attività. C'è ancora quello che purtroppo, cioè che io definisco il sito fatto a mia immagine e somiglianza, no? Cioè, ognuno fa il sito, cambia sito e mettici Facebook, metterci qualcos'altro a seconda di quello che piace a me. Il direttore marketing dice: no, a me non piace il sito fatto così. Cioè, ok, ma qual è l'importanza che piace a te rispetto al fatto che piace agli utenti? E per sapere quello che piace agli utenti ci vuole ovviamente osservazione e misurazione ancora una volta. E spesso la misurazione non viene fatta perché comunque è complicata e comunque è sempre meglio. Noi siamo un popolo un po' di, come dire, di allenatori, no? Secondo me avrebbe dovuto mettere sull'altro e non quello, no? Tanto il calcio non è dimostrabile, non è misurabile, non saprai mai se mettendo sull'altro giocatore Di effettivamente. tuttologi, insomma. E sì, un po' sì, e dall'altra parte l'osservazione è sgradevole perché magari poi le persone ti dicono che quello che hai fatto non gli piace, quindi mai, non sia mai. Quindi preferiamo non ascoltare, così almeno non abbiamo nessuno che ci dice che non gli piace quello che abbiamo fatto. Insomma. No, vabbè, sto estremizzando, no? Però in certe aziende no, non facciamo il focus group, non facciamo il test sul sito perché potrebbe essere imbarazzante. Preferiamo non saperlo, cosa pensano gli utenti di noi. Ti faccio un'ultima domanda, una penultima domanda, anzi, che riprende il discorso sul ROI che facevi prima. Insomma, si è Sì. riusciti a misurarlo realmente per quello che riguarda le implementazioni sui social media o no? E se sì, quali sono stati i risultati? Vabbè, io concludevo le tesi dicendo che non era possibile la misurazione. Non so, allora, sono possibili le misurazioni parziali, sono possibili, secondo me, vedere quanto, per esempio, su un sito di e-commerce, quanta parte dei visitatori vengono da Facebook e qual è il loro tasso di conversione comprato, quelli che vengono dalla newsletter, eccetera, no? Quindi un certo livello di misurazione è implementabile. Non so se sia la misurazione totale, però il punto del problema, cioè quanto vale un'azienda che capisce meglio il cliente o comprende meglio le sue necessità o che crea clienti più soddisfatti. Sono tutte cose che diciamo che sfuggono a una misurazione semplice, oppure sarebbero misurabili con una misurazione molto complicata e costosa.
Probabilmente la via giusta è quella di riuscire a misurare le cose semplici e fidarsi anche un pochino oppure avere una visione, diciamo così, a largo spettro sulle cose che non sono misurabili nei dettagli. Quindi, secondo te resta un fronte a parte come il brand awareness? Fronte aperto. Sì, esattamente. Sì, probabilmente i metodi di misurazione miglioreranno e quindi riusciremo probabilmente a vedere quali sono gli effetti sia dei social media che di altre attività digitali sul sistema di business aziendale. Probabilmente avviene all'interno di un percorso che deve rendere le aziende più capaci di misurare un sacco di altre cose, insomma, non solo queste. Ecco. La brand awareness, ma non lo so, francamente non ho un'opinione sull'argomento. Ok, insomma, rimangono tutte domande in sospeso, insomma. No, io credo che possono cominciare a essere esperienze che analizzate dopo sono comunque misurabili, che comunque danno un'idea dei vantaggi che hanno certe attività. Però pensare che un giorno i social media diventeranno misurabili come una campagna in pay per click, probabilmente una speranza troppo fiduciosa, insomma, ecco. Ma forse non è nemmeno giusto, insomma, perché d'altra parte, secondo me, un pelo di rischio in queste cose deve essere lasciato, no? Un po' di rischio danno un po' di sale a queste iniziative aziendali e premiano anche le aziende che amano, diciamo, i propri clienti al di là della misurazione precisissima di quanto ogni cliente li fa guadagnare. Chiarissimo. Senti, ultimissima domanda, prometto, di cui Jacopo si assume tutta la responsabilità, o almeno così dice. Il flame sugli insegnanti era voluto? Avrei voluto scrivere a un certo punto. Siete dentro un focus group, grazie. No, non era voluto, assolutamente. Non era voluto, anzi, chiedo scusa a quelli che si sono sentiti, diciamo, presi in causa. Credo però che gli insegnanti hanno una reputazionale, non so, sui social media, poi se sia un problema di Vox Populi è un problema loro, insomma, preferisco starne fuori stavolta. Chiaro, Jacopo sta ridendo, comunque io mi tiro fuori perché non ho letto il flame e me lo sono perso, me l'hanno raccontato, ma... Stata una specie di Fight Club, diciamo così. Però con 500 commenti. l'hai però cancellato impunemente. Sì, basta, ero stanco. Ho deciso di cancellarlo. Ho fatto questo atto di distruzione. Capito. Sì, ho deciso prima di fermarlo perché comunque era entrato in loop. Come? Continuavano. Anche perché il problema di friend feed è che quando uno si inserisce in una discussione in un flame non legge mai tutti gli altri, quindi continuano a fare gli stessi commenti, qui se sono le stesse risposte, probabilmente non avrebbe mai smesso, sarebbe stato come una specie di focolaio perpetuo Sì, fino allo ne sappiamo. spegnimento dei server di friend Ne sappiamo qualcosa, è un problema abbastanza radicato a quanto pare nella struttura stessa di FriendFeed. Comunque, Gianluca, grazie di essere stato qui con noi oggi, grazie del tuo tempo. grazie a voi.
E spero che avremo modo di vederci presto, magari anche a qualche evento o anche semplicemente per un caffè. E Sì, volentieri. Ok. nulla, ci sentiamo presto. Ciao a tutti. Grazie mille Gianluca, ciao. Ciao ragazzi, ciao ciao.